Cresce ancora Assimpresa Horeca Italia, al punto di rendersi necessaria la suddivisione in settori a cui appartengono i vari associati. La provincia pontina, molto estesa, ha bisogno di persone che si occupino fattivamente di questo grande gruppo di imprenditori che hanno deciso di unirsi per portare avanti istanze e per diventare sempre più forza contrattuale e ottenere dai diversi fornitori condizioni favorevoli che solo insieme si possono ottenere. Ho fatto un'indagine tra gli amici, tra le persone che io stimo, tra le persone che ho condiviso in altri tempi, sì, abbiamo condiviso tante belle azioni anche di carattere sindacale, e gli ho chiesto se appunto volessero collaborare, e ho trovato queste 5 persone stupende. Inizieranno già da domani a contattare per il loro settore tutti i colleghi. Chi vuole entrare sa che ha dei vantaggi enormi, devono capire che noi siamo un'organizzazione determinante sul territorio. Un piccolo passo indietro quindi da parte del presidente Italo Di Cocco, che diventa presidente vicario di Assimpresa Horeca Italia, mentre il settore ristorazione va nelle mani di Vincenzo Piccolo, storico ristoratore della provincia con diverse attività di ristorazione a Sermoneta e Latina. La vicepresidenza affidata a Alessia Sicari, alla Marina Ermanno Piccaro. Il settore pizzerie va a Franco Testa, quello degli hotel a Maria Telesca e infine il settore bar pub va a Fabrizio Guitaldi. L'incarico è importante sicuramente perché c'è da sviluppare tanto la nostra marina, abbiamo già parlato, tante potenzialità. Io mi auguro che l'assessore gli permettano di fare un buon lavoro per portare la nostra marina a quell'accoglienza che merita, perché abbiamo un territorio che fa invidia a tutta Italia e quindi è sfruttato al minimo. Io adesso in questo tipo di incarico cercherò di far capire il progetto di questa unione.